Fortsatt er det unge italienere som velger et liv i kloster, men rekrutteringen blir stadig mer krevende. Katolsk.no har besøkt et kloster som ligger midt i historien. Beliggenheten er utrolig. På selveste Palatinhøyden, der Roma, ifølge tradisjonen, ble grunnlagt. Og nærmeste nabo er byens verdenskjente landemerke, Colosseum. For meg er dette ambientet fundamentale, no? Perché mi permette un certo qual modo non tanto di ispirarmi in quello che vedo, perché spesse volte le persone mi dicono ma trovi ispirazione in ciò che vedi, dico più che trovarmi ispirazione trovo educazione, mi sento educato alla bellezza essendo in questo posto. Klostre og kirken San Bonaventura ble grunnlagt på 1600-tallet og har sitt navn etter en helgen og kardinal som levde på 1200-tallet. 12 munker bor i dag i klostret, blant dem den 37 år gamle broder Massimiliano. È una vita molto semplice, no? Quando me lo chiedono dico sempre una vita molto semplice, ci svegliamo la mattina e ci dedichiamo un'ora di preghiera. Bønn, utdanning og sosialt arbeid står i fokus for livet i klostret, og det er langt fra problemfritt. Non è facile poi gestire, no, quella che è la quotidianità, quindi ciascuno di noi è differente dall'altro, ci portiamo le nostre differenze, le nostre storie e molto spesso possono nascere delle incomprensioni, no? Questo penso che sia umano. San Bonaventura tilhører Franciscanerordenen, og det er enkelheten som preger stedet. Det gjelder også kunstverkene der presten bidrar med sine ferdigheter. Padre Sidival er opptatt av at kirken skal være på høyde med sin tid og bruker gjerne sosiale medier i sitt arbeid. Det er utilizzo come ogni cosa, no? C'è un aereo per più buono che sia può portare passeggeri, può portare bombe. Cioè media può servire per informare o per disinformare. Può servire per educare o per diseducare, no? Allora non sono i mezzi, no, che vengono messi in discussione, ma l'utilizzo o la strumentalizzazione che si fanno dei mezzi, no? Broder Massimiliano har viet sitt liv til Gud, og han angrer ikke på det. Men med den mentaliteten som rår i dag, er det ikke lett å få andre til å velge klosterlivet, sier han. Quello che percepiamo in questo tempo è proprio questo individualismo, no? Questo egocentrismo che porta a far sì che ogni realtà che ho intorno è per me. Quindi questo ovviamente è qualcosa che è completamente diverso da quello che noi facciamo qui, no? Dove noi mettiamo in condivisione i nostri beni e ci espropriamo di tutto, anche dei nostri progetti, delle nostre idee. For katolsk.no Arnt Stefansen, Roma.